Volta dal signor Colasanti quando mancano 5 minuti e 39. Rimessa allora vicino alla panchina di coach Foglia, l'incaricato Gatti che la dà facilmente a Vico. Vico per Valentini, Valentini vuole cercare Gatti e c'è la schiacciata al volo, alley-oop di Gatti, veramente veramente delle giocate sopraffine da questi due giocatori. Di nuovo massimo vantaggio, più 21 per Sant'Antimo. Che cosa sta facendo l'attacco, ma soprattutto la difesa di Sant'Antimo? Il pubblico incoraggia i suoi beniamini. Valentini difende su di capo, adesso va Santa Rosa, su cui c'è Gatti. Santa Rosa manda la palla fuori, ribaltamento per Tessitore che si butta dentro, due punti per Tessitore che ha bucato la difesa di Sant'Antimo. Vico, Valentini, Gatti, Politi, tiro sbagliato di Gatti, Politi commette fallo in fase di rimbalzo. Sempre più 19 allora per il gruppo Nuove Frontiere Sant'Antimo. Buona comunque anche buono anche l'atteggiamento che sta avendo i ragazzi coach Foglia in questo momento. Beh, di capo all'altro lato, subito pronto per Santa Rosa. Santa Rosa che vuole sfidare Gatti, il tiro da tre punti che sbaglia e c'è il rimbalzo di capo, forse troppo facile, sporcata la palla di Gizzi. Tessitore incaricato di effettuare la rimessa in attacco vicino alla panchina di coach Foglia, fuori subito per Di Capua che sfrutta il mismatch, tiro facile per Soperto che sbaglia. Soperto che in questa sesta stagione si sta dimostrando più un rimbalzista, infatti è il miglior rimbalzista della squadra siciliana e oggi già ha preso 10 rimbalzi al suo attivo. E poi c'è, insieme a lui c'era anche Masper che ovviamente abbiamo già detto prima che è stato rilasciato. Nel frattempo una palla persa di Politi, un'infrazione di passi di Politi dovuta forse a un non buon posizionamento sulle tacche. E Di Capo già all'altra parte in attacco, Valentina difesa forte di lui, Evangelisti la penetrazione, chiude Politi, mette 66-49, 4 minuti e 1. Travane ci sta provando. Chiamata maglia a parte di Cantone. La difesa di Di Capua su Cantone. Gizzi in uscita dai blocchi, Tessitore su di lui. La fine è dentro, c'è il fallo di Vincenzo Di Capua ed è il fallo numero 5, quindi ci sarà un cambio. No, cioè non è il fallo di Di Capua. È stato fallo di Santa Rosa, scusa, numero 8, allora Gennaro Tessitore. E comunque ripetiamo, Di Capua sempre a 4 falli in mezzo al campo. Politi a sfidare Soloperto, la palla recuperata di Santa Rosa, subito pronto per Di Capua. Di Capua va fine dentro, riesce Santa Rosa, pronto subito probabilmente Evangelisti, il rimbalzo di Politi sporcato da Di Capua, rimessa a favore di Sant'Antimo. 3 minuti e 27 sul cronometro del tempo alla fine di questo emozionante match tra gruppo Nuove Frontiere Sant'Antimo e Basket Trapani. Gatti nel frattempo pronto a effettuare la rimessa, subito pronto a Valentini. Questo momento si propone come play al posto di Cantone che è lo stesso in campo. Cantone, se blocco per Gizzi, Valentina, presso Evangelisti su di lui, Cantone fuori, 9 secondi allo scadere dei 24, Gatti si gira, 5 secondi alla fine, Gizzi da sotto, il fallo di Vincenzo Di Capo e questa volta è realmente il 5. Cambio per coach Giovanni Benedetto ed è entrato Simone Candela. Non positivissimo
il non positivissimo Vincenzo Di Capo in questo match. Ricordiamo che il basket Trapani ha battuto Noi Fronti di Sant'Antio per 83-68 nella gara d'andata. Gizzi realizza il primo tiro libero a sua disposizione, segna anche il secondo. Santa Rosa la rimessa subito per Tessitore per Evangelisti, la penetrazione, lo scarico fuori, solo Perto perde palla, recuperata di Gizzi, la dà per Valentini, schiacciata accennata di Valentini, sarà segnata ai fini statistici come un tiro da due che riporta sul più, riporta sul 70-49 la Nuove Frontiere Sant'Antimo. Santa Rosa in penetrazione, il palleggio, resta in tiro, in sospensione, ancora il rimbalzo di Santa Rosa da sotto, Tessitore, finta il tiro, la definizione di Gizzi di lui, 19 secondi alla fine del 24. Buona difesa di Sant'Antonio in questo periodo. Pick and roll con solo perto, si butta dentro, nessuno lo vede. Evangelisti libero in angolo, l'uscita subito di Valentini, il fallo di Valentini su Evangelisti. Un buon fallo speso a 2 minuti e 16. Ed è il fallo numero 4 per Jacopo Valentini. Rimessa allora per Marco Evangelisti, Tessitore fino e dentro, di sinistro sbaglia, solo aperto da inter rimbalzo, c'è invece la recuperata di Vico che la dà per Cantone, Vico all'interno, il tiro facile ed è 7-2-4-9 per Sant'Antimo. Due minuti alla fine, Trapani quasi battuta. Il fallo di Sebastian Vico. Pronto sul cubo dei cambi Max Politi. E c'è infatti il cambio. Esce Vico ed entra Politi. Sospensione chiamata da coach Benedetto. Quando mancano 1 minuto e 52 e il Nuove Fronti di Sant'Antio conduce nei confronti del Basket Trapani per 72-49. La situazione falli è 3-4. Tre falli locali, 4 gli ospiti. Ricordiamo che il Basket Trapani ha battuto Nuove Fronti Sant'Antimo per 83-68, quindi è importante ribaltare in questo momento anche la differenza canestri per un eventuale arrivo finale a pari punti, che proprio l'anno scorso questo arrivo finale a pari punti costò un possibile quinto posto alla formazione sant'antimese e me la fece scivolare direttamente al decimo posto. 1 minuto e 52 alla fine, rientrano le squadre in campo. Adesso vedremo un po' gli accorgimenti tattici di coach Benedetto per limitare i danni o quantomeno per mantenere la differenza canestri, che è di 15 punti, cosa penso a cui tenga. Vico, un recupero importante e va a concludere 74-49. Trapani ha quasi gettato la spugna ed è importante vedere anche adesso, come ripeto, ancora la differenza canestri e come comunque reagirà Trapani. Con Ossuni è stata buttata la differenza canestri per una serie di errori, ma speriamo che adesso la squadra di Cocciufoglia non deluda questo punto di vista. Solo Perto da sotto sbaglia, rimbalzo facile di Gizzi che la consegna a Cantone. Gli applausi del Palapuca di Sant'Antio e questi meravigliosi ragazzi che stanno lottando per raggiungere questi playoff. 1 minuto e 16 alla fine. Gizzi. Palla persa di Gizzi. 74-49. Veramente una bella prestazione, ragazzi, di coach Foglia nei confronti della squadra siciliana, alleata da coach di Benedetto. Tessitore, ultimo giro di lancette, è quasi finita per la Nuove Frontiere Sant'Antimo che ribalta anche all'80% la differenza canestri.
il fallo di Sebastian Vico su Walter Santarossa, ex l'anno scorso.